Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con la nostra carriera alternata con il Barcellona. Oggi tocca a me, bene sì, ho fatto due episodi di fila Ricky perché io avevo un esame, però adesso sono tornato, siamo pronti per giocarci le ultime 5 partite della prima stagione della Liga. Infatti abbiamo la partita contro l'Osasuna dopo che Ricky ha perso contro il Real Madrid 2-0, ma vabbè, lasciamo stare. Per fortuna siamo ancora con 8 punti di vantaggio. Poi abbiamo l'Espanyol, abbiamo il Villarreal, abbiamo la Spalmas e l'Eibar. Andrò a giocarne 3 di queste 5, andrò a giocare l'ultima contro l'Eibar, quella più difficile probabilmente contro il Villarreal, e poi andrò a giocare il derby contro l'Espanyol, perché anche l'Espanyol è di Barcellona, quindi ci sta a giocare il derby, mentre contro l'Osasuna la simuleremo così come contro la Spalmas. Quindi possiamo avanzare. Per il momento abbiamo 8 punti di vantaggio, quindi in teoria abbiamo un buon margine. Dobbiamo cercare di arrivare anche in questo episodio a 300 mi piace per vedere di non rescindere con Iniesta, perché Ricky ha lanciato questa sfida. Quindi ragazzi, 300 mi piace e Iniesta rimane nei nostri anche per il prossimo anno, però ragazzi dovete lasciarlo il mi piace. Ok ragazzi, visto che dobbiamo continuare anche con gli obiettivi della dirigenza, offriamo contratto a questi altri due giocatori, così che andiamo a completare, penso, spero, l'obiettivo di 3 giovani con un potenziale oltre 75. Quindi andiamo a offrire per questo Giordano e poi per questo Santoro il contratto e speriamo che accettino, ma non dovrebbe essere, anzi, dovrebbero accettare automaticamente. In teoria spero si alzerà anche la valutazione, perché al momento siamo a 76. Purtroppo anche un'altra colpa di Ricky, che è uscito dalla Coppa ed era un obiettivo stagionale. Comunque andiamo a simulare la partita in caso dell'Osasuna. Anzi no, prima di simularla, prima di fare cavolate, andiamo a mettere la nostra rosa, perché oggi si gioca con la mia rosa, quindi non quella di Ricky. Quindi avanziamo, Rafinha dietro le punte ci può stare, come no. Però ragazzi, è l'unica scelta, visto che molti erano stanchi. Quindi andiamo a vedere contro l'Osasuna cosa facciamo. Vi ricordo, ne simulo due, le altre tre le gioco, quindi andiamo a vedere questa. La saltiamo 3-0, doppietta di Hazard, che tra l'altro era anche un pochino stanco. Entra e segna anche Lionel Messi, quindi buono così. Il Real Madrid addirittura pareggia e quindi scende a 10 punti di distanza, che vuol dire che con 4 partite al termine una vittoria ci basta per assicurarci il titolo della Liga. Quindi adesso arriviamo fino alla partita contro l'Espanyol, che mi giocherò anche perché è il derby, e però con la rosa probabilmente titolare. Ok, in realtà non è proprio la formazione titolare, anche perché molti sono stanchi. Purtroppo i tre dietro Suarez sono abbastanza stanchi, ma non ho molte riserve, quindi Hazard, Messi, Dembélé entrano comunque in campo. Andiamo a vincere questo derby perché è molto importante. Ok ragazzi, siamo pronti. Ragazzi, vi ricordo che con 3 punti, quindi con la vittoria, ci assicureremo il titolo della Liga, quindi è importante vincere contro l'Espanyol nel derby, sarebbe veramente una cosa bellissima per i nostri tifosi. Intanto subito l'azione pericolosa, il tiro, c'è il gol! Incredibile, micidiale, l'1-0, pezzo di Ousmane Dembélé, se non erro. Bellissima azione, qui Messi per Suarez che la gira per Seri, che trova l'imboccata di Dembélé, che col mancino buca il portiere, 1-0 dopo 3 minuti, alla grande. No, cosa sto succedendo? Mio Dio, meno male, Duarte l'ha sparata alle stelle. Qui un'incomprensione tra Rakitic e Handanovic, però per fortuna ci siamo salvati. Aspetta, frena bene, Seri in mezzo per Andre Gomes, per Suarez, Luisito, se ne va alla grande. Luisito col mancino, un po' centrale, ma c'è il calcio d'angolo. Palla in mezzo, Ousmane Dembélé per Suarez sul primo palo. Fuori. Andrea Conti, che gli ho dato fiducia per questa partita, perché Semedo è ancora rotto. Palla a Suarez, prova il tiro, deviato, oddio, pericoloso. E qui probabilmente l'arbitro fischierà alla fine del primo tempo. Ebbene sì, 1-0 per noi, buone occasioni, subito la partita sbloccata al terzo minuto a Dembélé, continuiamo così. Messi rientra, perfetto, la palla in mezzo per Luisito Suarez, se ne va un avversario, il tiro di Suarez, Diego Lopez in calcio d'angolo, pericolosi di nuovo all'inizio anche del secondo tempo. Palla in mezzo a cercare Luisito Suarez sul primo palo, alto. Per Suarez, vede l'inserimento di Seri, lo serve bene. Seri aspetta ancora Suarez, bellissimo l'assist, il tiro di Suarez fuori, ma come si fa? No, brutto, brutto. No, no, ragazzi, non prendiamo gol adesso. Non prendiamo gol adesso! Non ci credo, non ci credo. È andato a vuoto Seri, non capisco come, perché la palla era lì accanto a lui. Come ha fatto a non prenderla Seri? Non lo so, al 90esimo, praticamente
pareggia l'Espanyol, veramente assurdo, non se lo meritavano, la squadra stanchissima, ma purtroppo non è uscita, non usciva la palla, quindi non sapevo proprio come fare i cambi. Vado a mettere Rakitic come trequartista, Rafinha al posto di Hazard e non lo so, metto Alcacer al posto di Dembélé proprio perché sta morendo. Ok, nemmeno il tempo per un'azione, grazie arbitro per la gentilezza. Quindi andiamo a pareggiare questa partita immeritatamente perché era praticamente il primo tiro che hanno fatto in porta. Veramente assurdo al 90esimo. Il Real Madrid non ci fanno vedere quanto ha fatto il Valencia. Bene, sì, siamo a 8 punti. Caliamo con Lovro, non riesco a capire perché. Non mi pareva di aver fatto niente di male. Vado a fare anche un po' di allenamenti. Ci sta anche Guerrero, si può levare anche uno dei tre allenamenti, si può levare. Questo Stephen Meyer, simuliamo tutto sperando che salgano ancora. Ragazzi, non so come finire quell'obiettivo, mi dava il 53%, è veramente tosta. Però, ragazzi, ci sta che la valutazione continui a calare, purtroppo. Quindi avanziamo di qualche giorno, andremo fino alla partita del Villarreal, che anche questa ci giocheremo, sperando di prendere almeno un punto per essere sicuri di vincere questa maledetta Liga BBVA. Anzi, Liga Santander. Ok, contro il Villarreal ci sarà la squadra quasi titolare, anche se mancano Messi e Dembélé, manca anche Semedo che sta recuperando dall'infortunio, però ho messo Roberto per sicurezza. L'unico un pochino più stanco è Hazard e Rafinha, inventato esterno destro perché sia Messi che Dembélé sono stanchi. Vediamo cosa succede, ragazzi, vi ricordo, un punto per andare a vincere la Liga. Hazard aspetta l'inserimento di Alexandro e lo serve bene. Alexandro vuole l'1-2 con Rakitic. Riceve il pallone di ritorno. Alessandro prova basso per Suarez. Non male l'idea. Peccato. La palla torna a Iniesta. Buono qui. Il tiro di Suarez. Ancora rimpallato. Rafinha per Rakitic. Ancora il tiro. La palla arriva a Rafinha. Il tiro palo. Non ci credo. Non ci credo. Troppa sfiga. La palla è ancora buona però. Giriamola bene. Giriamola bene per Suarez. No, no, non c'è verso. Finisce il primo tempo sullo 0-0. Veramente incredibile come non siamo riusciti ancora a trovare il gol. 6 tiri noi, 0 il Villarreal. Speriamo di non pareggiarla come la scorsa contro l'Espanyol, perché veramente è scandaloso se no oggi. Prova a vedere in mezzo se c'è qualcuno. Aspetta. In mezzo adesso per Suarez. Ancora per Alexandro. No, dai, ma cos'è? Ma non c'è verso, ma non ci credo. I ragazzi le vado perché non ce la fa più. Metto Dembélé. Metto anche Messi per Rakitic. Speriamo di cambiare qualcosa. Non lo so. No ragazzi, oggi non è banda, veramente un altro 0-0, cioè un altro 0-0, un altro pareggio. Purtroppo non siamo arrivati, cioè ragazzi, 11 tiri a 1. Io, boh, è la seconda volta che faccio 11 tiri, per il momento un solo gol dopo 3 minuti di Dembélé. Boh, ragazzi, non so bene cosa sia successo, però so che in teoria dovremmo essere primi in campionato. Abbiamo 9 punti di vantaggio, anche se il Real deve ancora giocare, andiamo a fare gli stessi allenamenti simulando un pochino tutto, sperando che qualcuno salga, sperando che salga la nostra valutazione, perché veramente non so più cosa fare. Non sale nessuno, ottimo così. Ricordo che abbiamo ancora 2 partite, una la prossima la simuleremo e poi l'ultima la giochiamo, sperando che ci sia poi la festa scudetto. Quindi andiamo avanti fino alla simulazione contro la Spalmas. Speriamo che recuperino un po' i giocatori perché sono da un po' di tempo stanchi. Probabilmente Ricky li spompa, perché Ricky non fa molti cambi. Il Real Madrid ha vinto, quindi sono a 6 punti. In teoria potrei giocare con la squadra titolare, però ancora Semedo non me lo voglio rischiare, visto che c'ha il cerotto come simbolo. E quindi mettiamo Roberto. Potremmo fare qualche cambio, in teoria non ci dovrebbe essere bisogno. Potrei anche lasciare così. E poi magari qualche cambio lo facciamo noi nella partita contro l'Eibar. Quindi andiamo alla Spalmas, siamo ospiti, però ragazzi, una vittoria basterebbe per permetterci di andare a vincere questa liga con sicurezza, visto che abbiamo già 6 punti di vantaggio, però non so bene come funziona, se scontri diretti, differenza reti, insomma ragazzi, basta arrivare davanti, basta un punto in 2 partite, ce la possiamo fare. Vediamo se ce la facciamo nella Spalmas. Arriva di nuovo un punto, quindi 3 pareggi consecutivi. Per fortuna sbagliano anche un rigore con Viera e pareggia alla fine Boateng, però un punto che ci permette di andare a vincere la Liga perché siamo con almeno 4 punti di vantaggio. Infatti sì, siamo proprio con 4 punti di vantaggio, quindi con una partita d'anticipo comunque ce la vinciamo la Liga, andiamo
a giocare l'ultima partita di oggi e poi dal prossimo episodio di Ricky ci sarà anche il mercato estivo per la prossima stagione. Bene, sì, giocheremo una nuova stagione, quindi una seconda stagione con il Barcellona, mentre non sale nessuno, ma cos'è questa poverata? Visto che ci sono ancora un po' di giorni prima dell'uscita di FIFA 18, quindi ci possiamo tranquillamente permettere di fare una nuova stagione, magari con qualche giocatore che vorrete anche voi. Andiamo a fare la convocazione del Portogallo, ma proprio non me ne frega niente, comunichiamo la rosa che c'era prima e adesso andiamo contro le bar a vincere, perché dobbiamo chiudere una vittoria. Scendiamo a 72 di valutazione, ragazzi, so cosa fare, mettiamo la maglia gialla per loro. Iniesta è l'unico un pochino stanco, quindi lo posso levare tranquillamente, posso mettere Gomez, che a me piace tanto lì davanti alla difesa. Dembélé, Messi, Hazard e Suarez punta. Ce la possiamo fare, ragazzi. Andiamo a vincere quest'ultima partita di campionato. Ok, ragazzi, andiamo con la miglior difesa in quest'ultima partita. 13 reti appena subite dal Barcellona contro le 27 del Real Madrid. Quindi siamo primi stile Juve, cioè con poche reti subite, magari non troppe fatte, ma con un'ottima difesa. Strano per il Barcellona, però noi abbiamo creato veramente un'ottima difesa con dei buoni acquisti come Manolas, come Koulibaly. E come dei terzini incredibili, che si sono rivelati incredibili, ovvero Alexandro e Semedo. Giostra al pallone, passa a Suarez. Suarez si gira, il tiro e c'è il gol. Ragazzi, 20.000 tiri in due partite, ho fatto un gol per miracolo. Adesso entro la prima azione, il primo tiro, gol di Suarez. Sembra semplice, ma a volte proprio i giocatori non ti danno retta, non fanno i movimenti che vorresti. E a volte le fanno così alla prima azione. Ruba palla tranquillamente. Marcolino Verratti che riparte. Marcolino Verratti aspetta l'inserimento di Messi. La serve Suarez, che poi serve Messi con un bellissimo lancio. Messi controlla bene. Prova il pallonetto col destro. Non va. Manolas di testa per Suarez. Per Alexandro che è rimasto in attacco. Alexandro il tiro. Peccato la deviazione. Poteva arrivare il gol nel nostro terzino. Allora Dembélé in mezzo a cercare la testa di Suarez. Finalmente arriva il gol anche di testa. Divisito Suarez. 2-0 al 39esimo. Questo è il Barcellona che riconosco. Finisce qua il primo tempo sul 2-0. Buono così. Questa volta abbiamo il risultato praticamente in sicurezza. Guardiamo per curiosità cosa sta facendo il Real Madrid. Sta facendo 0-0 in casa del Malaga. Ma in teoria non ci interessa, visto che abbiamo 4 punti di vantaggio. Quindi siamo sicuramente primi. Abbiamo sicuramente vinto la Liga. Però vogliamo chiudere in bellezza, una bella vittoria, ci sta. Palla Dembélé. Dembélé prova lo scatto, se ne va Dembélé alla grande. Dembélé rientra, il tiro di Dembélé! Osman, Dembélé, che gol! 3-0, trova in qualche modo il pertugio sotto il portiere. Qui se ne va bene con un paio di finte, bravissimo, un'agilità incredibile. Rientra e poi in qualche modo la palla entra. 3-0. Dembélé si gira in un fazzoletto. Ancora Dembélé. Qualche modo si prende già dall'avversario anche con gli elastici. Dembélé il tiro. Mamma mia, quanto mi diverte Dembélé. La chiusura sul fischio finale. Non so come cavolo abbia tenuto la palla, ma per fortuna riusciamo a liberare. Andiamo a vincere. No, mi sono perso i festeggiamenti. Ho skippato per sbaglio. Però, ragazzi, andiamo a vincere alla grande con il Real Madrid che pareggia. Quindi andiamo a chiudere con 6 punti di vantaggio. Quindi con un passivo più pesante per il Real Madrid, che io ho battuto e chi ci ha perso, però io l'ho battuto perché sono più forte e probabilmente sono quei 6 punti che hanno fatto la differenza. Non voglio tirarmela più di tanto. Probabilmente Ricky salterà le partite con il Portogallo per arrivare direttamente al mercato conoscendolo. Però ci facciamo gli ultimi allenamenti sperando che salga qualcuno, sperando che ci salga la valutazione, perché ragazzi, abbiamo vinto il campionato. Guerrero diventa un 69, ottimo. Cioè, un ragazzo di primavera è già un 69, veramente incredibile. L'esterno destro che potrebbe andare in futuro anche in rosa, chissà. Però non capisco perché la valutazione è sempre 72, ma cosa incredibile. Comunque arrivano 120 milioni per la vittoria della Liga, quindi veramente ottimo. Perfetti per il mercato estivo. Come vedete, a giugno ci sarà la Confederations Cup contro Messico, Costa d'Avorio, Australia. Quindi vedremo un pochino Ricky cosa farà, ma non penso che girerà la partita, ma le simulerà per arrivare direttamente a luglio, dove ci sarà il mercato e quindi inizierà. Spero a non fare danni, spero a fare qualcosa di interessante
Io punterei ovviamente a un esterno, perché Hazard, Dembélé e Messi in teoria sono i nostri unici esterni, ce ne vuole un altro assolutamente. Terzini siamo abbastanza coperti, difensori centrali siamo copertissimi, portieri siamo coperti, centrocampisti siamo coperti, quindi secondo me serve un esterno e forse una punta da affiancare a Suarez nel caso si voglia giocare a due punte, oppure proprio per sostituire Suarez, che non è che può giocare tutte le partite. Comunque io vi invito a lasciare un bel mi piace, vi ricordo 300 mi piace per non far rescindere il contratto a Iniesta, se no Iniesta ci saluta, anche se potrebbe partire lo stesso Iniesta, ma magari lo vendiamo al suo prezzo reale o magari lo utilizziamo come pedina di scambio. Vi invito a iscrivervi al canale, passare al secondo canale trovate in descrizione dove inizieranno le live, dalla pagina Facebook, dal profilo Instagram, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.